Protagonista della nostra rubrica di oggi sulle razze è proprio l'Akita. Ciao Lorena, noi siamo qua a Rivolta d'Adda in questo meraviglioso allevamento che si chiama Dogma Kennel. Da quanto tempo allevi Akita? L'Akita almeno da 15 anni, sì. Io ho visto che hai in mano un bellissimo cucciolo, quanto tempo è? Come si chiama? Lei è Takara, è una femmina, ha un mese e mezzo. Allora, parliamo delle origini storiche dell'Akita. L'Akita innanzitutto è un cane fedelissimo, io mi ricordo sempre di quel bellissimo film che è veramente commovente. Che origini ha questa razza? È un'origine, all'origine giapponesi, praticamente rispecchia in tutto e per tutto il Giappone. Penso che niente, nessun cane rappresenti meglio le proprie origini. È un cane primitivo, quindi non manipolato dall'uomo. In origine era utilizzato dai cacciatori per la caccia a grandi prede tipo l'orso. Veniva utilizzato con o da solo o in compagnia di un sesso opposto. L'Akita non è un cane da branco proprio a livello di DNA. Di solito era coadiuvato anche da un rapace che faceva un po' da satellitare. Si fermava sopra la preda, arrivavano uno o due Akita, come dicevo prima, lo fermavano, lo bloccavano, perché funziona proprio come il lupo grigio, no? Che accerchia la preda. Attendevano che si avvicinasse il cacciatore. Quando il cacciatore era in prossimità, spaventavano la preda si alzava sulle zampe e il cacciatore la uccideva. Dopodiché è stato utilizzato dai samurai come protettore dei templi, dei nobili. È un cane che è diventato l'immagine della nobiltà. Per un lungo periodo è stato riservato come proprietà soltanto ai nobili, addirittura gli venivano riservati degli appartamenti con qualsiasi lusso, con dei cibi in particolare, era venerato quasi a livelli di una divinità. Le caratteristiche di questa razza, quali sono? Come dicevi tu, è un cane estremamente fedele. Dicerie di persone che non conoscono la razza lo rappresentano come un cane freddo. In realtà è la fedeltà fatta cane. È una fedeltà non morbosa, ha il suo modo di rappresentarla. Quindi è sempre molto garbato, molto nobile, anche nel manifestare il proprio affetto. Ma penso che niente rappresenti la fedeltà più dell'Akita. Ci sono differenze tra Akita giapponese e Akita americano? Quali sono queste differenze? Sì, l'Akita americano è praticamente un incrocio con l'Akita giapponese del pastore tedesco. Questo nasce durante la Seconda Guerra Mondiale, quando purtroppo veniva utilizzato l'Akita per mangiarne la carne e per coprirsi nel periodo freddo dai soldati. Se non che vengono accoppiati agli Akita, giusto per salvarne almeno qualche esemplare puro di Akita. Peccato che quando è terminata la guerra, gli Akita puri erano praticamente inesistenti, se non in una zona, la zona appunto di Akita, dove la guerra non era riuscita ad arrivare, e lì hanno trovato soltanto 9 esemplari puri e da lì hanno ricostruito la razza. Thank you.
chi è adatto l'akita? A quali famiglie è adatto? Dove ci sono bambini, magari dove ci sono anziani? Chi è che potrebbe acquistare un'akita? E che tipo anche di educazione, che percorso di educazione educativo deve fare l'akita? Innanzitutto qualsiasi famiglia, qualsiasi persona che decida di ampliare la propria famiglia con un cane, ma di qualsiasi razza, io raccomando vivamente un addestramento di base da un educatore professionale, perché lì ti cambia veramente la vita. Sembra semplice, ma per una persona neofita magari può agire in un modo che secondo lui è la miglior cosa per raggiungere il loro scopo, e magari invece è esattamente l'opposto. Per una akita ancora di più. Perché? Perché la akita è un cane estremamente intelligente, per cui non risponde ai comandi automaticamente. È un cane che ragiona, non fa le cose a comando indistintamente, quindi pensa, io lo chiamo un cane pensante, pensa se è il caso secondo lui di fare esattamente quello che gli chiedi, se è una cosa ridicola, se è una cosa pericolosa, ragiona sulle cose. È adatto alle famiglie, sì, ma con attenzione, nel senso... Bisogna tenere sempre presente un po' le memorie di razza di tutti i cani, sì. Giusto? Assolutamente, ecco. Sì, è un samurai, per cui se lo porta nel DNA. Ha un carattere bello tosto, sa cosa vuole, è un cane che ti studierà tutta la vita ed ha bisogno di un padrone compulso. Se trova la famiglia un po', perdonami il termine, un po' mollacciona, quella da... I cani ti prendono anche un po' in giro, esattamente, no? Quindi ci deve essere autorevolezza. Sì, esatto. Rischi di avere un cane che poi prende il sopravvento. Benissimo, allora ascoltate, mi raccomando, i consigli di Lorena, e adesso andiamo a vedere dov'è Alfonso. Eccoci qui ancora a parlare di cura del pelo e del manto dei nostri amici animali, i cani ovviamente. Oltre la coda, oggi parliamo sempre con la nostra amica Laura, siamo qua a Pandino, alla toilettatura qua alla Zampa. Allora, io ho una mascotte oggi perché non mi si stacca di dosso, lei si chiama Melody, una piccola Pomeranian che mi si è attaccata da quando sono qui. Allora, Laura, cosa ci racconti? Lei si chiama? Lei è la Lilly, Lilly ha 15 anni. È solita venire qua in toilettatura da me per la cura e l'igiene. Uh-huh. Adesso che è più anziana, la mamma preferisce averla sempre in cura, sempre bella pulita, in modo tale che anche la sua cute rimane sotto controllo. La Lilly l'ho già lavata perché avendo questa età io preferisco darle il tempo in cui hanno bisogno loro, soprattutto, quindi rispettare le esigenze di ogni singolo cane. Ok, come diceva prima animale. Laura, appunto, sia durante il lavaggio che l'asciugatura è importante stare sempre attenti alle vie respiratorie, agli occhi, sì, alle orecchie, sì, perché ovviamente un cane anziano può avere delle reazioni esagerate, ma anche dal punto di vista proprio appunto della respirazione, magari anche durante l'asciugatura, il phon. Sì. Poi io noto che la nostra Lilly, giusto? Giusto, Lilly. Ha un principio di cataratta accennato, sì, all'occhietto, dovuto, sì, all'età, una cosa cronica. È dovuto all'età, non ne possiamo fare niente. Quindi, ma oggi con Lilly cosa vediamo? Allora, ci fai vedere una oggi cosa, oggi vi faccio vedere una cosa. Con lei vi faccio vedere il taglio delle unghiette, perché comunque loro sono anziani e camminano molto meno rispetto ad altri. Melody? Sì, Melody è proprio la mascottina. Come vedete proprio la Melody come fa? È un po' la regia. La Lilly ha le unghie nere, quindi sono un attimino più difficili da tagliare. Ecco, perché mi diceva Laura, bisogna stare attenti a non beccare il vaso sanguigno
che arriva. Nelle unghie trasparenti o bianche è più facile individuarlo, ovviamente nelle unghie nere no. Per cui il consiglio è quello di evitare di andare troppo avanti, stare a livello del polpastrello. Ecco. Vedi, io tengo la linea del polpastrello e taglio, esatto, e non succede nulla. Okay. Poi vedi, i cagnetti anziani sono più sensibili e ogni cosa che le fai tendono a spaventarsi. Lei è una cagnolina che ha sempre avuto il pelo lungo proprio fino a terra, quindi è abituata, lei stava sdraiata, infatti vedi lei si mette già in posizione tranquilla perché è abituata. Però quando inizia a prendergli le zampine, giustamente, certo, anche se sono sdraiati, l'età li porta a non voler essere più toccati, ma un po' anche come noi quando diventiamo anziani, meno veniamo toccati. Ecco, una cosa, Laura, ci sono degli strumenti da tenere in considerazione, non si possono tagliare le unghie così con una qualunque forbice. No. Ci sono degli strumenti come per esempio questo, che hanno proprio questa forma, vedete che è ergonomica, dove potete far entrare qui all'interno l'unghia del cane. Ovvio, se non siete competenti nella manovra, è sempre bene affidarsi a un toelettatore oppure al vostro medico veterinario. Sì, anche perché questa è piccola e io faccio gatti e cani piccoli. Poi una volta che passiamo a cani di grossa taglia, giustamente questo non riusciamo a tagliare l'unghia, c'è il tronchesino più grosso. Cambia rispetto alla grandezza. Rispetto l'unghia e anche la durezza dell'unghia, perché il cane più anziano ha un'unghia più dura. Certo, ovviamente. E quindi bisogna avere un tronchesino che fa molta più forza. Va bene, allora noi ti lasciamo a finire la nostra Lilly, 15 anni, con la sua manicure, non farà le unghie, il French alle unghie, però almeno sta giusta, anche perché, come ci ha detto il nostro amico veterinario, è importante in un cane anziano che le unghie non siano troppo lunghe, perché poi toccando il suolo possono andare a interagire sul movimento del cane e anche farli scivolare e infiammare anche le dita. Quindi devono essere tenute molto bene in considerazione la lunghezza delle unghie. Va bene, grazie. Va bene. Laura. Sono la dottoressa Flavia Bullo, collaboro con il laboratorio di analisi veterinaria Laboclin e avrò il piacere di intrattenermi in ogni puntata con utili informazioni sulla patologia genetica dei cani. Partiamo, cos'è una patologia genetica? È una patologia data da una o più mutazioni del genotipo, che può anche influire sull'aspetto fenotipico. A cosa servono i test genetici? A indagare malattie ereditarie come patologie oculari, disturbi neurologici, malattie renali, intolleranze a farmaci, caratteristiche come colore del mantello e lunghezza del pelo, identificazione genetica come il test di paternità. Cosa serve per eseguire test genetici? Un campione di sangue e due tamponi buccali. Entriamo nel vivo della parte pratica. Abbiamo quattro patologie genetiche comuni a tutte le razze, a tutti i cani, anche i meticci. Una prima interessa a cani di 8 anni o più, inizia con movimenti non coordinati del posteriore e si estende a tutto il corpo. Una seconda causa febbre che porta a morte a seguito di anestesia e farmaci. Una terza patologia interessa il metabolismo dei nutrienti e porta a problemi renali, obbligando a dieta controllata. Un'ultima patologia causa degenerazione prematura dei dischi posti tra le vertebre, con dolore, e interessa le famose razze a zampe corte. Entriamo ora nel cuore della puntata. Per la chita abbiamo due test genetici specifici. La melogenesi imperfetta, che causa alterazione nello smalto dei denti, avremo denti sottili appuntiti con smalto dentale di colore marrone. E l'emofilia B, che è validato solo per l'achita americano, porta ematomi, sanguinamento di naso, cute, muscolature, articolazioni, e ci può essere anche morte per sanguinamento. Vi aspettiamo, a presto! Ed eccoci ancora qui a parlare di educazione col cucciolo che è entrato nella nostra casa, nella nostra vita. Siamo qui ancora con Laura. Laura, allora, ma non è più Roxy? Chi è? Mi sono trovata talmente bene l'altra volta che ho portato anche l'altra cucciola. Lei è Creamy. Creamy come Pimplu Pamplu? Sì, sempre 3 mesi, Cocker Spaniel. Cosa abbiamo insegnato a Creamy? Facci vedere.
Sei qualcosa, no? Tutto a non tenerla in braccio, che me l'avete detto tante volte. E poi gli abbiamo insegnato il seduta e qualche piccola condotta al guinzaglio. Come dicevamo l'altra volta, è importante abituare il cane a poterlo gestire in ambiente urbano, perché non è che viviamo sull'Aspromonte, sulle Dolomiti. Allora, ma anche il guinzaglio è molto importante insegnarglielo, perché come ben sai in natura i cani non stanno al guinzaglio, è la nostra società che impone loro di stare al guinzaglio, quindi insegnarglielo in modo chiaro e corretto senza metterli in difficoltà. Ma a questo punto, Nicola, e anche a Laura, ma se io col mio cucciolo mentre passeggio in centro città incontro un altro cane che magari è 10 volte di più, come mi devo comportare? Beh, sicuramente stare tranquilli, trasmettere tranquillità al cane e approcciarsi nel modo giusto, vedere i cani come reagiscono tra di loro a distanza e se c'è la possibilità ci si può avvicinare, sempre tenendo comunque sotto controllo la situazione, l'attenzione verso il proprietario non deve mancare. Sei pronta con Creamy? Vediamolo subito allora, vai, va vediamolo. Ok, allora adesso vediamo proprio l'interazione con un altro cane, come ci si deve approcciare in presenza di un altro cane che si incontra per strada. Sicuramente bisogna valutare l'altro cane, che attitudini ha, di che razza è, e osservare che comportamenti ha, per evitare che il nostro cucciolino faccia cattive esperienze. Come dicevamo l'altra volta, le esperienze vanno fatte fare in modo positivo per crescere il nostro cucciolo. Quindi Laura, molto importante, se ti trovi un cane di grossa taglia, rassicurare il nostro cagnolino, tranquillizzarlo piano sempre e verificare come ci si approccia. Questo è un cane equilibrato, che già si conoscono. Prova a animarla un po', tieni l'attenzione. Dimmi. Che è molto importante che si annusino in modo naturale, ok. E quindi abbiamo visto l'incontro fra due cani, fra Pimplu Pamplu Parim Pampum, detta Creamy, e il nostro Hakim, che già si conoscevano, avete visto. Ma mi sorge un dubbio, oppure una riflessione. Ho notato che i cani alcune volte col guinzaglio e senza guinzaglio hanno atteggiamenti diversi, per cui bisogna stare attenti anche a far incontrare due cani che sono liberi o due cani che sono al guinzaglio, oppure influisce anche l'attenzione del guinzaglio. Certamente l'attenzione influisce molto, perché una tensione al guinzaglio trasmette tensione al nostro cucciolo, al nostro cane adulto che sia, e quindi parte già un approccio complicato nella relazione tra i due cani. Invece bisogna essere più calmi, non trasmettere tensione con i guinzagli e eventualmente essere pronti comunque a allontanare i cani nel caso in cui la comunicazione non sia del tutto chiara e limpida, ecco. Certo, quindi... perché ci sono anche cani che non sanno comunicare con altri cani, quindi è molto importante anche farsi una cultura e conoscere come comunica il cane, che posture tiene e in che modi si approcciano. Quindi giustamente, come dicevi anche tu fuori onda, non siamo nel mondo di Walt Disney che i cani si vogliono tutti bene. Dobbiamo imparare a riconoscere il cane quando incontra il nostro cane e saper capire, valutare se è il caso di farli incontrare o meno. Non è detto che i cani debbono per forza tenersi per mano e andare per i parchetti a volemose bene. I cani hanno anche la loro personalità, la loro vita, per cui sì, l'amore, ma Walt Disney è un cartone animato, i cani sono esseri viventi, rispettiamoli. Grazie ancora da Oltre la Coda, grazie a Laura, a Nicola Ghilotti, dottore cinofilo, e a Pietro col suo Hakim, e ovviamente a Creamy. Alla prossima. Da cani vi
vita da VIP con il flat coated retriever stavolta. Il sindaco Michel Marchi di GR De Caprioli ha ben due flat coated retriever e vedete, questi sono i risultati della sua educazione. Vedete cosa sta facendo? Guardate, si è fatto un bagnetto, adesso si sta arrotolando. Allora, e poi farà il bagno con la canna dell'acqua come sempre, perché altrimenti non è sostenibile. Però vedi la differenza, quando dicono la differenza fra maschi e femmine, è palese, no? All'interno dei flat retriever. Non è... Ecco, questa è la femmina e invece lui è il maschio. Esatto. Ecco, è con Francesca, la first lady di GR De Caprioli. Allora, iniziamo con il sindaco. Sindaco, perché avete scelto dei flat coated? Allora, la passione per il retriever in generale ce l'abbiamo sempre avuto un po' entrambi. Lei ha iniziato a caricare la richiesta di un cane, è arrivata Ginger che ha 5 anni, arriva da un allevamento del Veneto, è una Morvern, quindi una linea abbastanza nota in Italia, nonostante i flat siano pochi in Italia in realtà. E un anno dopo, poi sulle chat degli animali e dei flat soprattutto, abbiamo trovato Coda che dopo 8-9 mesi, si può capire anche il motivo, era stato riportato da chi l'aveva comprato presso l'allevamento. Noi, inconsapevoli di quello che ci sarebbe capitato, ovviamente siamo andati a prenderlo perché pensavamo di fare un piacere alla sua sorellina. In realtà non credo che gli abbia fatto proprio un piacere, no, scherzi a parte. L'avete fatto piacere o no? Tu dici ma sì, sei più dolce. Sì, in realtà vivono abbastanza in simbiosi. È una caratteristica di questo cane che ha molto bisogno del contatto col suo umano e quindi, essendo fuori, diciamo, mediamente restano da soli un 6-7 ore al giorno, quantomeno si fanno compagnia fra di loro quando noi siamo assenti, ecco. Voi a chi lo consigliereste? Voi avete anche una bambina, a chi lo consigliereste questo cane? Beh, a chi ha spazio esterno, a chi vive in campagna, a chi ama passeggiare proprio in campagna. Loro sono, per dire, grandi nuotatori, quindi ad esempio noi settimanalmente li portiamo sugli spiaggioni a Po a fare il bagno. Per loro è il top, come si può vedere da Coda che approfitta di qualunque fosso per bagnarsi. Loro sono proprio cani che necessitano di molto movimento, che amano giocare, che amano moltissimo il padrone. Mia figlia ha 4 anni, gliene ha fatti d'ogni, ma loro sono sempre stati molto delicati con lei, anzi addirittura la femmina ha degli atteggiamenti quasi da babysitter, nel senso che se io sono in una stanza e Lucrezia in un'altra, se lei vede che Lucrezia si sta mettendo in qualche pasticcio, ad esempio abbaia. Sono cani sicuramente che vanno bene anche per i bambini. Vabbè, l'indole è un'indole totalmente bonaria, non si azzarderebbero a morsicare o a tirar fuori un dente neanche, probabilmente se li stessero soffocando, perché sono i cani più buoni del mondo, non abbaiano, abbaiano rarissimamente, anche quando sono soli. Ecco, però, come diceva appunto Francesca, ricordiamo sempre che sono dei cani di media grossa taglia, quindi hanno bisogno, ecco, di spazi, insomma, di camminare, di nuotare, no, di fare attività, ecco, no appartamenti. No, quindi... appartamenti, non ci vuole spazio, ci vuole tempo, e devono avere modo di fare le loro corse, anche la loro ginnastica mentale è fondamentale, e soprattutto se gli lasciate una ciotola d'acqua troverete molta meno acqua nella ciotola e molta più acqua tutta intorno, perché hanno questa, non so, probabilmente questa presa d'acqua in bocca non funziona a pieno, ecco, non lo so. Ascolta, ma lui mi avete detto che è stato poi riportato in questo allevamento. Secondo voi è un cane da recuperare? È un cane... L'imprinting sui primi mesi non è certo stato fatto probabilmente nel modo adeguato. Anche se ha fatto una puppy class, però non si vede particolarmente il segno. Probabilmente veramente ha avuto una sovrastimolazione non corretta. E anche una cucciolata molto grande, perché 13 cuccioli vuol dire spesso un leggero inferiore imprinting da parte della madre, e quindi potrebbe anche essere quello. Lei invece erano in 7, però
diciamo, insieme a tutto, noi comunque l'abbiamo preso a 8 mesi e mezzo con una bambina di neanche un anno, 5-6 mesi, quindi diciamo è stata più la Ginger che l'ha indirizzato su determinate cose. Anche adesso lei, comunque il capobranco è la femmina, e quando lui esagera è lei che lo mette a freno. Bene, allora noi ringraziamo il sindaco di Giara del Caprioli, Michel Marchi, ringraziamo anche Francesca e naturalmente queste meravigliose creature. Mi raccomando, quando scegliete dei cani, ditelo anche voi. Non scegliete coda. No, non è vero, state veramente tanto attenti. Noi facciamo anche queste storie con dei personaggi VIP proprio per vedere come si può vivere appunto con le varie razze. Ciao a tutti, alla prossima. Thank you.